Ben ritrovati. L'argomento di cui parleremo oggi sono i rapporti che intercorrono fra produzione poetica e sfera di Eros. Questo rapporto è estremamente complesso, già a partire dalla ricerca delle giuste parole per descrivere il fenomeno. Infatti, qualunque parola noi assumiamo dalla lingua italiana per tradurre Eros e tutte le parole collegate a questo termine, rischiano di essere imprecise, quando non addirittura fuorvianti. Vediamo nel dettaglio perché. Nei poemi omerici il termine Eros compare molte volte, ma esso indica un desiderio naturale, paragonabile al naturale desiderio di bere e di mangiare o anche di soddisfare i propri bisogni sessuali. Ricorre molte volte la formula autare pei posios kai ed etios exeronento, che vuol dire ma quando cacciarono la voglia di cibo e di vino. E qui il termine eros significa proprio questo, desiderio, bisogno. Nei poemi omerici il dio Eros non compare mai, non esiste. Le prime manifestazioni della sfera di Eros e Afrodite che vengono analizzate nel dettaglio, provengono dal repertorio della poesia melica arcaica. È nel simposio arcaico che l'esperienza di Eros diventa un'esperienza centrale. Questo lo si può riscontrare già a partire dal primo carme simposiale a noi pervenuto, che è l'iscrizione presente sulla famosissima Coppa di Nestore conservata a Ischia. È un documento noto come una delle più antiche iscrizioni alfabetiche, ma troppo spesso si dimentica che questo testo è anche il più antico carme simposiale greco e, come carme simposiale, tratta proprio la tematica erotica. Vediamo che cosa dice il testo. Di Nestore sono la coppa facile a bersi. Chiunque beva da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona. In questo carme appare evidente la connessione che c'è fra l'assunzione del vino e l'apparizione di Afrodite, ovvero sia, bevendo il vino, il simposiasta consapevolmente sa di entrare nella sfera di Afrodite ed Eros. Eros e Afrodite possono essere trattate come un'unità, perché Eros è per molto tempo la divinità che sta accanto ad Afrodite, e quindi la manifestazione di Eros e quella di Afrodite possono essere considerate equivalenti. Ma l'interesse di questo carme sta proprio nel carattere programmatico che ha l'assunzione del vino. Il vino è il medium per favorire l'apparizione del potere di Afrodite. Ovviamente questo potere in cosa si manifesta? Si manifesta nella figura di un bel giovane presente al simposio o nella figura di una bella etera che è stata chiamata ad allietare questa riunione. Ma affrontare il rapporto con questi partner è un'esperienza estremamente seducente che promette una grande felicità, ma che comporta anche dei rischi, che può essere persino dolorosa. Questo lo vediamo nei carmi simposiali che descrivono l'insorgenza del desiderio, ovvero sia la manifestazione di Eros. Ci sono molti carmi in cui l'apparizione di Eros è rappresentata come in forme dolorose, dolenti, come una forma di mania, un'ossessione, oppure proprio in termini dolorosi, come in diversi carmi di Archiloco, in cui si dice che si viene come trafitti nelle ossa dalla presenza di questo Dio. I carmi che descrivono questo stato doloroso sono numerosi, qui ve li ho riportati, e da questi carmi si potrebbe, ricavare la fallace impressione che per i greci del periodo arcaico l'esperienza di Eros fosse un'esperienza negativa, dolorosa.
In realtà qui si sta descrivendo passo dopo passo la manifestazione di Eros. E quindi la prima apparizione di Eros, l'insorgenza del desiderio, è un momento che può essere considerato doloroso e anche per certi aspetti uno che pone le persone in uno stato di infelicità. Ma subito dopo si cerca di porre rimedio a questa condizione. E quindi ci sono numerosi carmi, anche questi ve li ho elencati in questa diapositiva, che raccontano il tentativo di seduzione nei confronti dei simposiasti presenti, siano essi etere o giovinetti. Questi carmi sono veri e propri corteggiamenti inversi, quindi delle avance condotte talvolta con eleganza, talvolta con ironia, talvolta invece in modo molto più diretto, quando non addirittura molto crudo, in cui si chiede a qualcuno di porre rimedio a questo stato di sofferenza in cui si versa. Queste avance possono avere un duplice esito. Possono avere successo, e quindi poi alle avance segue il soddisfacimento del naturale desiderio, e allora poi, dopo l'esperienza concreta, il simposiasta descrive, sempre in termini poetici, il proprio stato d'animo, che è uno stato d'animo di felicità, di benessere. E sono numerosi i carmi che parlano di Eros come della più grande fonte di gioia per gli esseri umani. Nel caso in cui invece il tentativo di seduzione sia andato fallito, allora si descrive il perdurare di una condizione fisica di disagio, se non di sofferenza. E quindi è chiaro che in realtà, quando i carmi simposiali descrivono Eros come un'esperienza dolorosa, non stanno parlando in termini assoluti di Eros, ma stanno parlando in termini relativi di una fase, di una delle fasi in cui si articola l'esperienza di Eros. Continuo a evitare il termine esperienza erotica perché il termine italiano erotico ha delle connotazioni che non sono corrispondenti alla realtà del fenomeno greco. E così allora in realtà anche le dichiarazioni di esultanza per la gioia che Eros può fornire vanno contestualizzate ad un momento ben preciso, che è lo stato d'animo di benessere che segue al soddisfacimento del desiderio sessuale. E anche il perdurare di una condizione di sofferenza risponde ad una condizione concreta, a qualcosa che si stava sperimentando sulla propria pelle nell'hic et nunc della riunione simposiale. Ecco, allora, riassumendo, se noi parliamo della natura di Eros a simposio, dobbiamo indicare alcune caratteristiche precise. Prima di tutto si tratta di una esperienza temporanea, un'esperienza temporanea che vive nel tempo definito della riunione simposiale. Questa esperienza, per quanto intensa e coinvolgente, deve sempre seguire dei cardini della giustizia, cioè anche l'eros occasionale che si vive durante il simposio deve rispondere ad un ideale di giustizia che i greci stessi definivano come dikaios eros o tadikaia in relazione a eros. Quindi esiste un eros dikaios, un eros che segue giustizia e un eros invece che non la segue, che anzi può violare la giustizia e in quel caso si vive un'esperienza che è degradante per chi la vive. Infine, è fondamentale ricordare che l'esperienza erotica simposiale si svolge con la complicità di un partner occasionale. Tutto quello che accade in relazione a Eros durante il simposio non è inerente ad una sfera che potremmo dire sentimentale, ma risponde piuttosto ai dettami dell'esperienza dell'eros simposiale, che a questo punto diventa una categoria autonoma. I partner di questa esperienza non sono persone con cui si ha intenzione di instaurare una relazione sentimentale o addirittura ancora di più di stabilizzare questa relazione sentimentale
in una vita coniugale perché si tratta di partner occasionali che offrono la gioia del momento. E questo lo dice molto bene Teognide in un'elegia del Corpus Teognideo, quando ricorda che ragazzo e cavallo si somigliano. Il cavallo non piange il cavaliere caduto nella polvere, ma sazio d'orzo porta un secondo padrone. Così anche il ragazzo ama l'uomo del momento. Ecco, senza reticenze, Teognide ha detto che il ragazzo concede le sue grazie in un'occasione, ma è pronto a cambiare partner, addirittura forse all'interno della medesima occasione o comunque a breve distanza di tempo. Quindi si commetterebbe un grave errore a considerare queste esperienze come delle esperienze di carattere sentimentale. Ricordiamo però quello che abbiamo detto a proposito del Dikaios Eros, ovvero sia che anche questi rapporti occasionali devono avvenire all'interno di una sfera etica. E questa immagine che ci fa vedere un adulto che corteggia un ragazzo, un Pais, all'interno di una coppia simposiale serve proprio da monito, un vero e proprio memento, rivolto ai simposiasti a cui si dice di corteggiare e di amare i ragazzi all'interno del simposio con la stessa grazia e con gli stessi comportamenti che si hanno al di fuori del simposio, per esempio nei ginnasi, nelle palestre dove gli adulti ammiravano e corteggiavano i ragazzi. E qui abbiamo proprio un ragazzo che ha in mano un cerchio, una bacchetta, ovvero sia un giocattolo, uno dei giochi degli adolescenti greci che ci ricorda la sua giovane età. E l'atteggiamento dell'adulto è un atteggiamento di approccio delicato. Ecco, tutto in questa immagine parla di delicatezza e di garbo. E questo deve essere il Dikaios Eros anche all'interno della sala simposiale, dove la presenza del vino potrebbe alterare gli stati d'animo e generare dei comportamenti meno delicati, ecco, più aggressivi. Questa concezione della sfera di Eros si può rintracciare anche nella poesia che proviene dalle cerchie femminili, quelle che normalmente vengono definite tiasi, ma che forse sarebbe meglio chiamare con il termine di eterie, proprio per stabilire un parallelo tra le eterie maschili e le cerchie femminili che svolgono la stessa funzione. Noi conosciamo molto bene il mondo interno a queste cerchie femminili, grazie alla poesia di Saffo. Saffo esercitava il ruolo di guida di un gruppo di ragazze a cui insegnava molte cose e fra queste c'era anche l'attraversamento della sfera di Eros. La poesia di Saffo contiene alcuni frammenti che manifestano forse con il massimo della violenza la potenza di Eros. Qui ne abbiamo riportato uno, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare. Di nuovo mi assilla Eros che scioglie le membra, dolce, amara, invincibile creatura. Glucubicron, Amacanon, Orpeton. Ecco, queste parole che hanno avuto un grandissimo successo nella stessa poesia greca, ci mostrano questo aspetto di Eros come mostro invincibile, potenza contro cui non ci si può opporre, e anche questa caratteristica di essere dolce e amaro contemporaneamente. Dolce perché grande è la promessa di felicità, ma amaro perché grandissima è anche l'amarezza e il dolore quando questa promessa di felicità non viene mantenuta e quando non si trova un partner con cui vivere questa esperienza. E in un'altra poesia, in un altro breve frammento, Saffo ci ricorda che il refrigerio e il rimedio contro questa forma di pazzia è una persona e per questo esprime la gioia all'apparizione della ragazza desiderata. Giungesti e hai fatto bene, io ti desideravo e hai refrigerato il mio cuore che ardeva di passione.
Beh, qui il verbo chiave è emaioman, che rimanda alla sfera della mania. Io ti desideravo in uno stato quasi di follia e tu sei venuta a portare refrigerio. Epsiugas, eman, frena, caiomena, poto, l'anima mia che bruciava per il desiderio. Quindi due sensazioni opposte che ricorrono anche in altre poesie dei colleghi maschi di Saffo, tanto che potremmo tranquillamente eliminare il nome degli autori dalle poesie che esprimono Eros e sarebbe molto difficile per noi distinguere i diversi autori. Tanto comune è nella cultura greca l'idea che si ha di Eros, per cui questi poeti non fanno altro che esprimere una visione comune, condivisa, che riguarda sia i maschi sia le femmine, senza una reale distinzione. Ed è questa esperienza, che è un'esperienza che può avere anche dei tratti appunto dolorosi, che Saffo insegna alle sue ragazze, una vera e propria educazione emotiva, affettiva e anche sessuale. Grazie agli insegnamenti e alle parole di Saffo e grazie anche alle esperienze concrete che le ragazze vivono nell'eteria saffica, durante l'adolescenza, l'esperienza di Eros è un'esperienza guidata, è un'esperienza che si attraversa sotto la guida di una persona esperta e autorevole.